con santa pazienza ho dovuto aspettare, con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato. Grazie a Giovanna Odono. Ora la parola all'onorevole Giovanardi, perché mi hanno detto che poi deve fare un po' di chilometri ancora. Dove eravamo rimasti? Ah sì, a quella straordinaria esperienza di 5 anni che ho potuto vivere a Lecco grazie al vostro voto. Perché nel 48 gli altri, che erano i comunisti allora, erano i cattocomunisti che c'erano anche loro, erano gli azionisti, quella cultura radicale, laicista, anticlericale, che oggi ritroviamo in Repubblica, in Scafra, insomma, quelle culture che persero allora e che per 2 anni hanno governato il paese, purtroppo dico io. Questi due ultimi 2 anni, il governo del paese o il disgoverno del paese è passato proprio attraverso le forze politiche che per 40 anni avevano sempre perso. Infatti dopo 2 anni di malgoverno, in mezzo a 1000 contraddizioni, questo governo è caduto, lasciando purtroppo, ahimè, molte macerie dietro le spalle. Quindi Berlusconi ha ragione quando dice che riprendere il governo del paese in mano in queste condizioni non è un'impresa facile. Bisogna ridurre in maniera fisiologica il fenomeno del precariato. I giovani hanno tutte le ragioni nell'aspettarsi una stabilità del lavoro che gli permetta di mettere su una famiglia, di fare dei figli, di avere tranquillità, di progettare per il futuro. Però il problema è molto semplice: con tutte queste cose come si fanno? Come si fanno ad accumulare le risorse necessarie se per anni è stato bloccato quel meccanismo virtuoso che permette di fare queste cose? Sono venuto da Milano, ahimè, ci vuole 1 ora e mezza perché il nostro paese è un paese assolutamente deficitario di strutture. Senza infrastrutture il paese non va avanti. Allora se in Val di Susa si ferma l'alta velocità, se nel meridione d'Italia si contesta il ponte sullo stretto, se una visione miope riduce Napoli la campagna come è stata ridotta, altro che precariato per i giovani. L'industria turistica campana licenzia, l'agricoltura è in ginocchio, altro che occupazione. Problemi di una miopia, di un terrorismo ambientalista che ha detto di no agli inceneritori, che ha detto di no ai termovalorizzatori, che ha detto di no a tutto, e le conseguenze sono lì davanti agli occhi di tutti, disastrose. Ma un'altra cosa voglio dire, l'ultimo: investendo sull'ammodernamento del nostro paese, ma investendo anche sulla continuità del nostro paese. Perché le nostre battaglie parlamentari, no, lo dico al mondo cattolico che qualche volta fa finta di non capire e ritiene che il popolo della libertà e quello che rappresenta il popolo della libertà è la base elettorale di questo partito che Berlusconi ha definito un partito popolare, democratico, di ispirazione cristiana, la costola italiana del Partito Popolare Europeo, non sia un partito affidabile rispetto a battaglie che riguardano i valori. Allora io dico una cosa semplicissima: che i valori non si predicano, si praticano. E noi non è che facciamo le promesse per il futuro, noi stiamo lì a dare la testimonianza di 5 anni di governo nei quali è stata passata la legge 40, quella sulla fecondazione medicalmente assistita, che ha posto un paletto a una deriva eugenetica sulla, contro la quale giustamente Ferrara, Pera, Laici fanno delle battaglie di principio, la legge sulla droga, la legge del riconoscimento della funzione sociale degli oratori, la risoluzione dell'annoso problema degli insegnanti di religione. Mica detto che il benessere che abbiamo ricevuto e le conquiste all'interno delle quali viviamo durino per sempre. A me ogni tanto, quando vedo l'Iran e vedo che le donne vengono interrate fino alla testa e lapidate, per esempio il caso dell'adulterio, 30 anni fa con lo scià le donne in Iran andavano in minigonna, andavano all'università, facevano le professioni, poi è successo qualcosa che le ha fatte regredire. Magdi Allam se ne parla molto in questi giorni, e ne parla tante volte, del pericolo che il fondamentalismo islamico riesca in qualche modo a condizionare la nostra vita futura. Ma questo, guardate, che non è fantascienza, è il futuro, perché nei prossimi 20 anni o siamo in grado di impostare politiche che si fanno carico di questi problemi. Allora sto parlando di un rapporto equilibrato con l'immigrazione, integrazione sì, delinquenza no, chi viene per lavorare per diventare italiano sì,
diventare italiano, sentirsi italiano. Io ho letto il Parlamento più volte e mi sono fatto una domanda semplicissima: la cittadinanza italiana va benissimo, perché chi impara a parlare in italiano, chi entra all'interno della mentalità dell'Italia, chi ha non un pezzo di carta, chi si sente italiano. Cioè, domanda, la Costituzione dice: la difesa della patria è il sacro dovere dei cittadini. Io voglio sapere semplicemente se chi piglia la cittadinanza italiana, specialmente per chi viene da paesi dove c'è il fondamentalismo islamico, in caso di guerra considera la sua patria l'Italia o il paese d'origine. Io voglio sapere da che parte sparo, perché so che i cittadini italiani che sono stati negli Stati Uniti e sono diventati cittadini degli Stati Uniti, i nostri migranti, quando suona l'inno nazionale americano si mettono la mano sul cuore e si sentono cittadini degli Stati Uniti, e quando nel 1943 sono sbarcati in Sicilia, ahimè, stanno da parte dell'esercito degli Stati Uniti. E io voglio sapere se gli immigrati che vengono in Italia, non quelli che vengono per lavorare e per tornare a casa loro, ma quelli che vogliono diventare cittadini italiani, vogliono diventare italiani a tutti gli effetti, con le radici cristiane dell'Italia, con la nostra storia, con le nostre tradizioni, con la nostra cultura, con il nostro modo di vivere. L'ho detto tantissime volte in amicizia. Berlusconi è l'ultima volta che si presenta come Presidente del Consiglio. Gli auguro di fare il capo dello Stato, ma verrà anche il dopo Berlusconi. E allora che fanno i moderati italiani? Come si organizzano? Come progettano il futuro? Come pensano di mantenere la concorrenza di una sinistra così organizzata e così radicata se non ci sarà un grande partito che sappia organizzarsi e radicarsi sul territorio e dare una risposta alle aspettative dei cittadini per il futuro? Questo è il progetto del Popolo della Libertà. E... onorevole Giovanardi, una domanda, posso fare una domanda? Sì, sì, va bene, dopo, dica. Le volevo chiedere questa cosa. Mi dica. Lei fa parte, ha fondato il Popolo dei Liberali, giusto? No. No. Ah no, sì, Popolari Liberali, sì. E si è staccato dall'UDC. Ecco, volevo... È l'UDC che si è staccato da me. Ok, perfetto. Beh, è un po' diverso. Ma lei se n'è andato dall'UDC perché hanno candidato Cofaro in Sicilia per ribellarsi un po' a queste... Me ne ero già nato prima io. Ma lei cosa pensa delle cosiddette liste pulite? Penso di essere una persona pulita, onesto, fatto i carabinieri. Sì, ho visto. E quindi non sono come Grillo che si è preso una condanna per omicidio. No, per dire che nel senso che nella vita bisogna sempre guardare non solo la pagliuzza ma anche la trave. E chi ha le travi non deve venire con me. Io sono una persona onesta, pulita, a fare delle polemiche perché casca male. Ma lei difende il diritto alla vita, la mafia uccide, lo sa che la mafia. Ma io sono contro la mafia, ma io combatto contro sempre la mafia. E Dell'Utri, ma la candidatura di Dell'Utri invece è un messaggio all'antimafia, Giovanardi. Ha fatto scudo. Giovanardi. Io la mia opinione è che c'è una Costituzione della Repubblica Italiana che qualcuno dovrebbe studiare, okay, che dice che finché uno non è condannato con sentenza passata in giudicato non è colpevole. Ma i partiti non sono un altro. La questione morale è un valore del PIL. Io purtroppo ho dovuto scrivere un libro di cui ho parlato di alcune centinaia di persone che sono state in carcere, sono state sotto processo per anni, poi hanno assolto con formula piena. Sto parlando di storie di straordinaria ingiustizia. Ma allora perché persone massacrate all'inizio? Perché pensavo all'inizio che Di Pietro fosse una persona per bene, non pensavo che uno fosse il magistrato per far carriera, fare il ministro e fondare un partito e intascarsi anche i soldi di quel partito. Quindi Dell'Utri non diciamo niente, va bene. Guarda, io non ho mai preso come Di Pietro 100 milioni alla volta, non avevo la Mercedes, non avevo le garzonie. Sempre stato ammigliato, però Di Pietro lo so. Sì, ma i 100 milioni si ripiegava lo stesso come magistrato. Lo dice lei? No, questo è stato accertato. Ah, ok, perfetto. La ringrazio, Giovanardi. Salve. Ci saluta Dell'Utri, Tu avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito. Cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta. Devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione. Siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo, e la classe operaia nemmeno me la ricordo.